Una famosa canzone di Domenico Modugno invitava a guardarsi intorno per capire che grande dono fosse il mare. Un invito che i ragazzi dell'associazione Cinque Vele di Policoro hanno colto, creando da una passione comune una realtà associativa dedicata alla vela, dinamica, vivace e volenterosa di promuovere il territorio della costa ionica con il suo bene più prezioso, il mare. Nulla è lasciato al caso in casa Cinque Vele, dove gli associati potranno approfittare delle lezioni di vela, delle escursioni al largo per osservare i delfini, delle mini crociere. Siamo andati a Marina di Policoro per conoscere meglio l'associazione e il suo staff. Io sono il presidente dell'associazione sportiva Cinque Vele. La nostra associazione nasce nel lontano 2006 e siamo qui presenti sul territorio lucano e ci occupiamo principalmente di attività nautiche. Le nostre attività vanno da una scuola di vela per bambini alla formazione e infine a quella che è, diciamo, l'aspetto più ludico, alle escursioni in barca a vela, sia per quanto riguarda i weekend che le settimane in barca a vela, quindi delle vacanze in barca a vela in Grecia, alle Eolie e appunto in giro per il Mediterraneo. L'obiettivo della nostra associazione è appunto quello di promuovere il nostro territorio, le nostre coste e il nostro mare, che è veramente ricco e offre veramente tanto. Siamo bandiera blu e quindi le acque sono veramente molto invitanti. Inoltre, la novità di quest'anno è uno splendido catamarano sportivo, per provare un'esperienza nuova e un'esperienza adrenalinica che vi porterà quasi a una sensazione di volare sulle onde. È un catamarano che raggiunge altissime velocità e vi farà provare la sensazione e il brivido di navigare solo con la forza del vento in questo splendido mare. Valentino Lopatriello e sono il responsabile della scuola di vela della Cinque Vele e volevo dire subito che siamo un circolo federale iscritti alla FIV e facciamo questa attività di scuola di vela per i bambini dai 4 anni fino, diciamo, non ci sono limiti di età. E questa scuola di vela viene fatta qui a Marinagri, all'interno del porto o comunque fuori dal porto di Marinagri. È un'attività nuova che stiamo proponendo qui per questa zona, nella zona ionica. Inculcare un attimino la passione per il mare, soprattutto per la vela, ai bambini, penso che sia una cosa fondamentale per la nostra zona perché abbiamo tanto, abbiamo tanti posti, abbiamo una risorsa e dobbiamo cominciare a sfruttarla e dobbiamo cominciare a far camminare quello che noi abbiamo qui. Perché se si va fuori, se si va in altre zone, già senza spostarci tanto, a Gallipoli sono pieni di scuole di vela, sono pieni di bambini che vanno in barca a vela e non da pochi mesi fa c'è stato un trofeo qui agli Argonauti dove c'erano circa 1.000 bambini dai 4 ai 9 anni che si sono sfidati in una regata internazionale e quindi noi promuoviamo molto questa attività e soprattutto ci tengo ad invitarvi qui a Marinagri per i campi estivi diciamo dal 10 dal 15 di giugno e per i campi estivi in barca a vela e per tutti gli eventi che organizzeremo qui all'interno di Marinagri e per il corso Derive sia anche per i cabinati. Un po' di tempo sto qua e mi sono integrato con Cinque Vela, grazie all'impegno di loro e pure il mio volontà di imparare. Ho imparato tante cose da loro e ormai sto qua e lavoro con loro, mi trovo bene. Il mio rapporto con il mare, prima avevo paura del mare. Quando sono arrivato in Italia non andavo manco a fare il bagno dalla riva. Ormai ora ho imparato, ho superato una paura che sono andato in piscina, ho imparato a nuotare, ora non posso vivere senza il mare. Io sono un associato, ho partecipato a dei corsi invernali, corsi d'altura,
tanto da appassionarmi a questo sport, anche grazie ai ragazzi che ti fanno vivere intensamente tutte le esperienze del mare, mettendoti in prima persona e come protagonista di questo sport. Durante l'inverno abbiamo fatto tante attività, ci sono state tante organizzazioni di eventi, uscite, dove abbiamo potuto imparare a gestire anche in situazioni con tempo non perfetto le vele e la barca. Io propongo a tutti di fare questa esperienza perché al di là dello sport c'è proprio il contatto con il mare, con la natura, che come diceva Leonardo ti fa sentire libero e ti fa evadere da una routine giornaliera. Sono Gianmarco, sono un associato dell'associazione 5 Vele e ho fatto diversi corsi con loro e mi sono appassionato a questo mondo del mare e adesso non ne posso più fare a meno di uscire in mare in barca.